Se hai bisogno di soldi, vuoi un'aggiunta dell'Axo o completi mudati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e se siete da PS, in descrizione trovate i gruppi anche per PlayStation. E adesso al nuovo video. Bentornati, raga. Qua è Savix che vi parla. Allora, ragazzi, oggi duplicazione bomba, raga. Con la differenza che finalmente useremo una moto da duplicare, ragazzi. Requisiti, clubhouse con all'interno l'officina, il bunker, ragazzi, con all'interno il nostro com, e il com al terzo slot, ragazzi, deve avere il deposito veicoli, come tutte le duplicazioni, niente di nuovo, ragazzi. L'unica cosa che cambia è che a sto giro duplichiamo una moto. Io vi consiglio di comprarvi questa moto e duplicarvela finché il glitch funziona. Allora, quando andate a duplicare questa moto, il prezzo di vendita sarà di circa 1.400.000, ragazzi. Quindi a questo punto entriamo dentro il com con la dead bike. Una volta all'interno, ragazzi, riusciamo in modo da salvare solo il veicolo all'interno del com e lo mettiamo in questa posizione. A questo punto, ragazzi, potete usare o il teletrasporto oppure uscite dal bunker e vi prendete un veicolo speciale, ragazzi, non personale, o uno sparro, ragazzi, o un buzzard del CEO. Io vi consiglio di perdere un minuto e di più, ragazzi, e farlo con un veicolo speciale, perché a volte facendolo col teletrasporto, se si sbaglia a fare il teletrasporto, il veicolo che sta all'interno del bunker viene automaticamente teletrasportato nel punto dell'attività, quindi si può sbagliare il glitch. A questo punto, una volta deciso con cosa volete spostarvi, ragazzi, fondamentale, vi dovete chiamare i veicoli da sacrificare, che saranno i Faggio, ragazzi, o delle Sanchez, che vi mettete dentro la vostra clubhouse. Quindi ogni veicolo che comprate da sacrificare sarà una duplicazione a fine del glitch. Quindi a questo punto prendiamo lo sparro e andiamo alla nostra clubhouse, ragazzi. Intanto, regà, ne approfitto per ringraziarvi, dirvi di lasciare like, iscriversi, attivare la campanellina per essere aggiornati sui migliori glitch, e se volete delle aggiunte su Xbox non esitate a contattarmi. Quindi a questo punto, una volta arrivati, regà, entriamo all'interno della nostra clubhouse. Una volta all'interno, andiamo sul veicolo che vogliamo sacrificare, regà, e clicchiamo freccia a destra per modificare il veicolo. Mi raccomando, ragazzi, non mi state a scrivere nei commenti non ho freccia a destra, perché mi sembra più che ovvio che se non l'ha comprato in officina non vi dia la possibilità di modificare il veicolo. Quindi andiamo sulle targhe e mettiamo la targa che costa meno, ragazzi. Dopodiché, a questo punto, possiamo pure fare cerchio o B per uscire dal menu delle modifiche, raga, e a sto punto dobbiamo tornare al nostro bunker. Potete tornare col teletrasporto, ragazzi, o potete tornare con il veicolo speciale con cui siete venuti. Io tornerò con il veicolo speciale, ragazzi, vi ho spiegato prima il motivo. Quindi, raga, una volta che ci siamo avvicinati al nostro bunker, scendiamo dal veicolo speciale ed entriamo dentro il nostro bunker a piedi, ragazzi. Una volta all'interno del nostro bunker, come potete vedere, troveremo la nostra death bike sempre nel posto in cui l'abbiamo lasciata. Adesso non ci resta altro che avvicinarci al nostro com, ragazzi, e se ci dà questo messaggio di attenzione che dice che vogliamo sostituire il veicolo, vuol dire che abbiamo fatto la prima duplicazione, ragazzi. Se volete continuare a duplicare, non vi resta altro che riuscire dal com con il veicolo, lasciarlo dentro il bunker e andare di nuovo a fare una modifica a un Faggio dentro la clubhouse, ragazzi. Io spero che i miei video vi piacciono, raga, lasciate un like, lasciate un commento e sbada bam, raga, al prossimo video. Buona visione.